Bentrovati questa sera sulla Triari Web TV. Abbiamo con noi il nostro presidente, professor Massimo Viglione. Buonasera, Massimo. Buonasera Tonia, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, come avete visto dal titolo della locandina, il tema è di una certa importanza. Diciamo che viviamo in un'epoca dove parrebbe che i desideri e le opinioni abbiano più valore e diritti della verità. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Basti vedere le sofferenze, le ingiustizie che ogni giorno devono subire i più deboli. La condizione della famiglia, ad esempio, oppure il rapporto stesso tra maschio e femmina. Oppure ancora i diritti negati ai bambini che loro malgrado devono subire le più atroci ingiustizie e soprusi. Questo accade perché sul trono di chi stabilisce ciò che è vero o falso, giusto o sbagliato, per l'uomo e per il suo divenire, si è seduto qualcun altro, da chi divinamente era stato preposto. Questo almeno a livello sociale e politico. Ora sarebbe da stupidi pensare che ciò avvenga per caso. Piuttosto è conseguenza di fatti storici che arrivano al popolo, noi, tramite narrazioni purtroppo distorte. Abbiamo allora scelto di trattare l'evento storico, appunto la presa di Porta Pia, per ricondurlo alla sua verità storica e alla considerazione delle conseguenze che ancora oggi si ripercuotono sulla Chiesa e quindi sull'umanità nella sua interezza. Lo faremo tramite due serate che si completeranno a vicenda. La prima, appunto, questa sera con il professor Massimo Viglione. E la seconda con la partecipazione prossima del professor Giovanni Turco. Ecco, io direi che, data l'ampiezza del tema, lascerei immediatamente la parola a te, Massimo. Non ti nessuno di noi ti interromperà. Magari No. se ci sarà occasione interverremo per qualche domanda, per qualche piccolo intervento. Però veramente vai a ruota libera, ti ascoltiamo veramente con grande piacere. Ecco, grazie Antonio, ottimo veramente. E, sì, è proprio perché, diciamo, come ha detto Antonio, come ha specificato, facciamo in due parti. Questa sera sono da solo e faccio un po' più il quadro, come dire, storico generale, in qualche maniera, del significato dell'evento. E poi ci sarà una seconda parte, dove sarò sempre io, ma insieme al professor Turco, che affronteremo più che altro le conseguenze. Per cui io quest'oggi, cioè il 20 settembre 1870, è importante soprattutto per le conseguenze, piuttosto che per i fatti in se stesso. Quindi, come dire, la parte più importante sarà in qualche forse la volta dopo, ma per poter comprendere bene la seconda parte, cioè le conseguenze, non si può non sapere, almeno avere un quadro, un'idea generale di quello che poi è successo, non nel senso di fare la radiocronaca minuto per minuto, ma nel senso di dare il significato generale dell'evento e perché poi appunto si avranno queste conseguenze di cui magari io oggi potrò fare cenno, ma di cui poi che affronteremo la volta prossima, fra qualche giorno, col professor Turco. Ora, 20 settembre 1870, che cosa accade? Mi permetto di cominciare velocissimamente con un ricordo personale, naturalmente non del 20 settembre 1870, ma del 20 settembre 1970. Io avevo 6 anni e ricordo benissimo che mio padre mi porta a Porta Pia. Mi porta a Porta Pia e praticamente c'era questa grandissima sfilata dei soldati, dei bersaglieri con la fanfara che correvano per festeggiare i 100 anni della presa di Porta Pia. Era appunto il 20 settembre 1970. Sono passati 50 anni. Vabbè, questo è un problema di tutti noi, mio, con me, mio di tutti noi, tutti coloro che ormai hanno passato i 18 anni, diciamo così, e quindi praticamente un ricordo mio d'infanzia. Solo che non potevo immaginare in qualche maniera quanto quell'evento, che mio padre mi portò anche al circo, al cinema, a giocare, invece quanto quello specifico evento avrebbe poi condizionato, diciamo così, tutta la mia vita lavorativa, di storico. E quindi in qualche modo, perché? Perché ho potuto scrivere vari libri su questo, molti articoli e fare lezioni e conferenze da 25-30 anni a questa parte.
è quasi passato un po' di memoria, perché dal 2011, il centocinquantenario, no, degli eventi dell'unità, si parla poco del risorgimento. Invece bisogna capire che è proprio lì che c'è la chiave di comprensione degli eventi che stanno accadendo oggi in Italia. A 360 gradi, sia in questi anni, in questi decenni, in questi anni e anche in questi mesi e settimane. Non si può capire la Repubblica Italiana, sia la Prima Repubblica sia la Seconda. Adesso nessuno sa se siamo ancora nella Seconda, già nella Terza o nella Quarta, ognuno dice la sua. C'è lo sviluppo tristissimo, devastante, debosciato di questa Repubblica, con questi politici, con la partitocrazia, col sistema totalitario della cultura, dell'ideologismo mediatico e mass mediatico e così via. Tutto questo, ma poi col disastro italiano a 360 gradi, sempre più grave, sempre che peggiora sempre, tutto questo non si può capire se in qualche modo non ci si collega alla storia precedente, alla Seconda Guerra Mondiale, al fascismo, alla Prima Guerra Mondiale e quindi al Risorgimento. Perché è tutto collegato, non è una mia teoria personale, su questo hanno parlato i più noti storici, magari con posizioni differenti, ma il tema è stato affrontato da tantissimi intellettuali, storici, diciamo che la potete pensare anche in maniera differente, ma il collegamento del Risorgimento, perlomeno al fascismo, alla Seconda Guerra Mondiale, alla Guerra Civile, alla Repubblica, è lampante per tutti e quindi poi chiaramente si arriva fino a oggi. Quindi ecco perché ci deve essere un certo interesse per il 20 settembre 1870, anzi un importante interesse. Non possiamo capire l'Italia di oggi, tutti i nostri disastri, senza capire quello che è avvenuto allora, non solo con il Risorgimento, intendo dire, che poi il 20 settembre è in qualche maniera la torta di questo pranzo chiamato Risorgimento, o meglio ancora Rivoluzione Italiana. Ma non riguarda solamente ed esclusivamente la storia d'Italia, riguarda la storia della Chiesa, naturalmente, perché è un evento che riguarda la Chiesa. Riguarda la storia della Chiesa e riguardando la storia della Chiesa riguarda la storia del mondo, automaticamente. Dell'Europa, dell'Occidente, diciamo così, e del mondo intero, perché la Chiesa con le sue missioni, con i suoi vescovi, è presente su tutta la Terra. Pertanto è un evento mondiale in qualche modo, epocale. La storiografia, una certa storiografia tende a sminuirlo, vabbè, insomma è stato il coronamento dell'Unità d'Italia, mancava Roma, abbiamo preso Roma, e invece grazie. Non commento neanche. Un'altra storiografia tende ad esaltarlo in maniera spropositata, è la storiografia, diciamo, più proprio liberal, risorgimental, nazional-massonica, che in qualche modo presenta l'evento come il più grande evento della conquista della civiltà umana. Vi è una frase famosissima sul 20 settembre della massoneria, pubblicata in una rivista massonica nel 1870, la quale appunto dice 20 settembre, come nel presente il 20 settembre, come il più grande evento della storia umana, esagerando oggettivamente, e poi gloria della opera della massoneria, gloria della massoneria. I massoni si sono presi anche tutto il merito dal punto di vista loro. È esagerato, però attenzione, non è del tutto errato. C'è qualcosa di vero, anzi c'è molto di vero in questo, c'è solo un'esagerazione, ma c'è molto di vero. Cioè, i massoni ci dicono apertamente che è opera loro e che è una loro gloria, ed è vero. Allora cerchiamo di capire evidentemente esattamente di cosa stiamo parlando, cos'è accaduto il 20 settembre 1870, qualche quadro storico velocissimo, perché se no, altrimenti magari c'è qualcuno che non sa e quindi non capisce, sarò brevissimo. Il 20 settembre 1870 l'esercito del neonato Regno d'Italia, nato 9 anni prima, nel 1816, 17 marzo del 1861, l'esercito del neonato Regno d'Italia, essendo ormai caduto da 15 giorni Napoleone III in Francia, che era colui che si era preso l'incarico di difendere Pio IX e Roma, quello che rimaneva dello Stato Pontificio, essendo caduto nella battaglia di Sedan, sconfitto dai prussiani e fuggito dalla Francia, a quel punto non c'era più la pressione, l'ostacolo della Francia del secondo impero praticamente, e quindi subito gli italiani,
po' in maniera sciacallesca, diciamo così, con una certa sciacallaggine, immediatamente si fiondano su Roma e prendono Roma. Pio IX dà ordine al suo esercito, agli zuavi, pontifici, gli zuavi, ricordiamoci, erano volontari di tutto il mondo che venivano a combattere per difendere la Chiesa, per difendere il Papa, quindi cattolici naturalmente, non erano certo mercenari come dicevano Cavour e gli altri, tutt'altro, erano volontari, anche che la maggior parte di loro erano aristocratici, nobili, quindi certo non lo facevano per i soldi, e quindi praticamente dà ordine agli zuavi, al generale Kanzler, diciamo così, in qualche modo di sparare dei colpi di cannone simbolici per dire noi cediamo alla violenza, ma poi dice lasciate perdere, fateli entrare, tanto è tutto perduto, non c'è nulla da fare, è inutile fare morti. Gli zuavi disobbedirono al Papa, che era il Papa Re, era ancora il Papa Re, disobbedirono al Papa e combatterono, caddero 19 zuavi per difendere, appunto, per tentare di respingere l'attacco in qualche maniera di un nemico, l'attacco terroristico, perché in un certo senso è un attacco che viene dato a uno Stato pacifico, non ha fatto niente di male, all'improvviso è un esercito invasore, e cadono, sono le ultime 19 persone che hanno dato la vita per la Chiesa, nel senso proprio diretto del concetto, diciamo così, non per Cristo, quelli sono milioni e milioni e milioni di martiri nel XX e anche nel XXI secolo, no, parliamo proprio di persone che hanno dato la vita proprio per la Chiesa, combattendo per la Chiesa. E poi i bersaglieri entrano, Pio IX si chiude in Vaticano e inizia una nuova storia. Perché i bersaglieri hanno preso Roma? Beh, ma è ovvio, per il semplice motivo che non si può immaginare, insomma, in qualche modo, che l'Italia senza Roma, c'è poco da fare. Nel momento in cui è iniziata l'avventura, diciamo, dell'unitarismo italiano, prima con le società segrete, poi con il 1848 che finisce in tragedia, sempre Roma attaccata, la Repubblica Romana, Mazzini, Garibaldi che però vengono cacciati, nonno che fugge a Gaeta, che però vengono cacciati dai francesi di Napoleone III, appunto. Poi la seconda guerra dell'indipendenza, che in qualche modo è quella con cui poi nasce l'Italia, con la conquista del nord, del centro e del regno delle due Sicilie, ma Napoleone III non permette la conquista di Roma, quindi rimane Roma con un pezzo del Lazio, diciamo Lazio di oggi più o meno senza la provincia di Rieti, e per altri 9 anni Napoleone III, diciamo così, ferma Garibaldi, cioè Garibaldi addirittura viene fermato dagli stessi italiani perché sennò scoppiava la guerra con la Francia, e poi diciamo la terza guerra d'indipendenza, poi l'episodio di Mentana e così via, finché poi cade, come detto, Napoleone III, e quindi cade, questi prendono Roma. E Roma doveva essere presa, non perché Garibaldi aveva inventato il motto o Roma o morte, ma perché doveva essere presa per il semplice motivo che non si poteva oggettivamente immaginare l'Italia senza Roma, soprattutto però non si poteva immaginare di lasciare libero in qualche modo Pio IX, perché ormai oggi è assolutamente assodato, e chi lo nega mente, sapendo, o è ignorante o mente sapendo di mentire, che tutto il risorgimento italiano, che io chiamo la rivoluzione italiana perché è una fase del processo rivoluzionario anticristiano, e tutta la rivoluzione italiana è stata fatta, diciamo così, contro la Chiesa, contro la religione cattolica, per la distruzione, per la decristianizzazione dell'Italia e per la costruzione di un'Italia laica. Poi chi la voleva conservatrice, chi la voleva liberale, chi la voleva socialista, chi la voleva anarchica, chi poi la vorrà comunista, queste sono, ma il risultato non cambia, era l'Italia laica. La nuova Italia, come veniva chiamata, nuova perché quella vecchia non poteva più andare. In base alla frase, come dico io sempre nei miei libri, più importante della storia d'Italia in assoluto, frase epocale che tutti abbiamo studiato nei banchi di scuola, fatta l'Italia, restano a fare gli italiani. Questa frase mi ricordo ancora che quando stavo a scuola veniva insegnato che l'aveva detta Cavour. Passissimo, la frase l'ha detta Massimo D'Azeglio, ed è una frase a doppio senso, su questo mi soffermo molto nei miei scritti, perché è una frase molto importante, fatta l'Italia, restano a fare gli italiani. Che vuol dire restano a fare gli italiani? Perché non c'erano gli italiani, quando, cioè,
nel 1861, quando D'Azeglio dice questa frase, o nel 1870, con la presa di Roma, ma perché quei 22-23 milioni di abitanti della penisola, dalle Alpi a Lampedusa, che cos'erano? Non erano italiani? Erano italiani. Allora che vuol dire? Fatta l'Italia, cioè unificata l'Italia, restano a fare gli italiani. Questa frase è ambigua da parte di D'Azeglio. Teniamo presente che D'Azeglio probabilmente era l'uomo più intelligente del Risorgimento, insieme a Cavour. Però odiava Cavour, era geloso, invidioso del suo successo. E quindi una frase che può essere intesa nel senso, come dire, filo risorgimentale, allora in questo caso uno la potrebbe interpretare molto lucidamente. D'Azeglio dice: guardate, noi abbiamo unificato l'Italia, ma gli italiani non sono assolutamente un popolo e nemmeno ci vogliono tanto, qui bisogna fare gli italiani. Oppure potrebbe essere intesa in senso anti-risorgimentale e anti-cavuriano, di critica, di dire: tu ti credi furbo perché hai fatto l'Italia, ma guarda che qua adesso cominciano i guai, in qualche maniera, perché in qualche modo noi non siamo, cioè dobbiamo creare degli italiani diversi da quelli che erano prima. Questo è un punto essenziale, perché gli italiani c'erano, gli italiani non sono un popolo, qualsiasi popolo, non si fa, non è, facciamo un popolo. No, questo è l'utopismo, diciamo così, rivoluzionario, massonico. Oggi si potrebbe dire dei poteri forti che fanno entrare milioni, decine di milioni di immigrati in Italia, in Francia, in Germania, in tutta Europa, per creare un nuovo demos, come dicono loro, non lo dico io, lo dicono loro, per creare un nuovo demos. E questo è un piano utopico, perché si vuole distruggere ciò che c'era per creare un qualcosa di nuovo secondo i loro piani. Questo poteva valere anche per gli italiani di allora, dove non c'era ancora il discorso degli immigrati, chiaramente, casomai gli immigrati eravamo noi, perché proprio a seguito del Risorgimento che decine di milioni di italiani per 100 anni, o per quasi 100 anni, saranno costretti a lasciare l'Italia, la patria, le famiglie, le case, andare a fare i miserabili in terra altrui, proprio perché avevano avuto la conquista risorgimentale. Non è un modo di dire, è l'assoluta verità. Fino agli anni 60, 70 dell'Ottocento, l'immigrazione dall'Italia verso l'estero era il 2-3%. Dopodiché, e non era più nel sud che nel nord, oltretutto. Dopodiché, dopo la conquista del Regno delle Due Sicilie, decine di milioni di persone se ne vanno praticamente fino agli anni 50, quindi per quasi 100 anni, se ne vanno via. Voi sapete che esiste un popolo italiano in Italia ed esiste un altrettanto popolo italiano sparso nel mondo. Perché? Perché è stato fatto il Risorgimento italiano, miei cari, che prima non era così. Quindi non stiamo dicendo delle baggianate, esattamente questa è la verità. E nello stesso tempo, perché bisogna fare gli italiani se in un certo senso gli italiani c'erano? Perché quegli italiani che stavano lì in quel momento, cioè quei 23 milioni di italiani, non andavano bene, avevano un difetto fondamentale, erano cattolici, erano figli della Controriforma, erano quelli, i figli, qualcuno il nipote, di quelli che negli anni 90 del Settecento avevano preso le armi contro Napoleone, contro la Rivoluzione Francese, contro la Democrazia, contro la Repubblica, contro la Laïcité, e avevano combattuto cacciando fuori i francesi, e non andava bene, erano i famosi insorgenti, sto parlando degli insorgenti, dei sanfedisti, e non andava bene, erano ancora legati alla Chiesa, erano ancora legati alla loro fede, ai loro sovrani rispettivi, i Borbone a Napoli, i Papi nello Stato Pontificio, gli Lorena in Toscana, gli Asburgo nel Lombardo-Veneto, i Savoia, verso che i Savoia sono quelli che si prestano al gioco rivoluzionario, e quindi lì il discorso è un po' differente, e così via anche in Parma e Piacenza e Modena e Reggio, e quindi in un certo senso sono gli italiani che vanno cambiati, occorre un nuovo italiano. Ed è uno sforzo epocale. D'Azeglio intelligentemente lo ha capito, che occorre un nuovo italiano. Questo nuovo italiano bisogna farlo diventare, che nell'italiano al fine di allora aveva sempre avuto una mentalità universalista. Perché? Perché per mille anni era stato sotto l'impero romano, per mille anni, forse non mille, ma insomma piano piano i romani, no? Da un certo punto, dal VI, V secolo avanti Cristo, cominciano a conquistare l'Italia, e poi la conquistano, e poi lo conquistano tutto il resto, ma l'Italia la conquistano per prima, naturalmente, quindi mentalità imperiale, e poi cade in qualche maniera l'impero romano, ma gli italiani
non costituiscono uno Stato nazionale. Gli italiani in qualche modo sono divisi per secoli, ma fanno parte della Chiesa e nello stesso tempo l'Italia faceva parte anche dell'impero, non ci dimentichiamo tutto lo scontro per tutto il Medioevo, perlomeno il pieno e tardo Medioevo tra papato e impero per l'Italia. Per cui noi siamo il popolo, come dire, universale per eccellenza, universale nella politica, idea imperiale, universale perché siamo la sede della Chiesa Cattolica. Cattolico cosa vuol dire? Ecco appunto, quindi in qualche modo il popolo universale per eccellenza che non aveva mai, mai pensato in maniera nazionalista, mai, mai. I primi sono stati qualche sparuto giacobino ai tempi di Napoleone che ha fatto una brutta fine, è nell'Ottocento che inizia il movimento unitarista e si comincia a pensare in maniera nazionale, nazionalista anzi, soprattutto con Giuseppe Mazzini, ma non solo lui naturalmente. E quindi praticamente bisogna cambiare la mentalità, ma non era solamente una questione politica istituzionale, cioè l'Italia, nazione, non pensiamo più universalmente, né diciamo politicamente, ma nemmeno religiosamente, bisognava togliere e combattere la fede cattolica. Per questo in qualche modo bisogna sradicare la fede cattolica. Sono stati scritti tanti libri, ne ho scritti anche io vari di questi libri, e su come è stato come il risorgimento, o meglio la rivoluzione italiana, ha condotto una vera e propria guerra di scristianizzazione contro la Chiesa e in particolare contro Pio IX, per ovvie ragioni, perché Pio IX è papa dal 1846 al 1878, quindi il più lungo pontificato della storia dopo San Pietro. Se è morto nel 67, che se è morto nel 64 vince Pio IX, a parte queste cose, ma diciamo in qualche modo 32 anni di pontificato sono i 32 anni di cuore del risorgimento italiano, quindi ci si è trovato lui dall'inizio alla fine. E praticamente, appunto, in qualche modo si è condotta una vera e propria guerra su quattro piani, su quello ovviamente mentale, sul cambiamento mentale con decine e decine e decine e decine fin dagli anni 20, 30, 40 di riviste anticattoliche, di libri anticattolici. C'erano alcune riviste che si chiamavano L'Inferno, Satana, Lucifero, avevano questi nomi, dell'Ottocento, non stiamo parlando di oggi, fino ad arrivare al famoso Don Pirlone e tanti altri, dove si parlava sempre di scristianizzare l'Italia, di cambiare la Chiesa e così via. Da un punto di vista religioso, facendo entrare fin dagli anni 20 e fino agli anni 60-70 migliaia e migliaia di protestanti sia da Malta e sia dalla Svizzera per tentare il colpaccio della protestantizzazione dell'Italia. E su questo sono stati tanti, tanti studi, sono state aperte chiese protestanti dappertutto, è stato un vero e proprio tentativo. Abbiamo avuto dei sovrani protestanti, abbiamo avuto dei ministri protestanti, perfino a Roma, a Terenzo Lamiani. Quindi era un vero e proprio tentativo, da parte soprattutto inglese, di protestantizzare Roma e Babilonia. Poi c'è stato il terzo livello, che è quello legislativo, e su questo sono stati fatti tanti studi da tante persone, tutta la politica anticattolica del regno di Sardegna prima, fin dal 1848, ma in particolare dal 51-52 e poi con l'arrivo di Cavour, praticamente con la chiusura di decine e decine di ordini religiosi, l'arresto di vescovi, arrestati, tasse su tasse, addirittura nel 57 vince il partito cattolico in Piemonte, vengono annullate le elezioni e se ne fanno altre, insomma qualcosa molto simile a quello che accade oggi più o meno, quindi in un certo senso oggi non si vota proprio più, per cui praticamente stiamo diciamo in un certo senso in situazioni proprio terribili, fino ad arrivare alla seconda guerra dell'indipendenza, quella che unisce l'Italia, in cui Cavour conduce una vera e propria persecuzione religiosa di cui certamente a scuola non ci hanno mai detto nulla. Basti pensare solamente che nel solo regno delle due Sicilie sono stati arrestati 66 vescovi e 8 cardinali. Arrestati, amici cari, arrestati vuol dire presi, portati in galera. Ora, rifacciamoci a 160 anni fa, ma ve ne immaginate voi cosa voleva dire arrestare un vescovo? Cioè, se oggi in un mondo totalmente scristianizzato, anzi ormai del tutto anticristiano, se arrestasse un vescovo dei cardinali sarebbe uno scandalo pazzesco. Bruno Vespa farebbe 82 trasmissioni, non ne parliamo tutti quanti gli altri, cioè, tutto il mondo ne parlerebbe. Tant'è vero che non accade. Questi 160 anni fa, in un mondo cristiano, in Italia, nella terra della Chiesa,
hanno arrestato 66 vescovi e 8 cardinali, ai ceppi, diciamo così, più centinaia di sacerdoti, alcuni molti dei quali anche assassinati. Non sto scherzando, informatevi. E in più, diciamo così, c'è stata la vera e propria, diciamo in qualche maniera, persecuzione politica, con l'esproprio di beni, di chiese. A Roma hanno fatto man bassa con la chiusura, lo scioglimento di decine e decine di ordini religiosi, con l'incameramento dell'asse ecclesiastico, interi ordini che morivano di fame, che scrivevano a Pio IX, Pio IX non sapeva che cosa fare. Anche dopo la presa di Roma, Pio IX rifiuta una sorta di indennizzo che gli si era proposto, così come contentino, lo rifiuta perché dice: se io lo accetto vuol dire che ho riconosciuto la presa di Roma, perché Roma è italiana, non si è mai. E quando gli arrivavano le lettere dei generali degli ordini che dicevano: qui non abbiamo più il cibo da dare ai nostri seminaristi, ai nostri sacerdoti, alle suore, alle monache e così via, e Pio IX rispose, perché era un papa vero, rispose: degenererò pure io con voi. Non c'è niente da fare, no, non si può cedere ai ricatti. Infatti Pio IX, ricordiamoci, è il papa del non expedit, è il papa del né eletti né elettori. I cattolici, non, dopo il 20 settembre del 70, non possono più partecipare alla vita politica italiana, né eletti né elettori. Via, non abbiamo nulla a che vedere col Regno d'Italia. Sarà così, almeno fino a San Pio X, anche poi dopo, ufficialmente fino all'11 febbraio del 29, ma già con Benedetto XV le cose non può cambiare. Poi basta pensare a D'Ostuzzo che fonda il Partito Popolare e così via. Ma quindi voglio dire, è una scelta radicale quella di Pio IX, oltre la scomunica a tutto il Regno d'Italia. Perché? Perché quello che hanno fatto i piemontesi è stato quello di attaccare senza nessuna ragione gli altri stati, prendersi quello che era degli altri e piazzarsi loro. Questa è la parte Savoia, con l'aiuto del Risorgimento, fino ad arrivare appunto in qualche modo a Roma, e fino ai giorni appunto del 20 settembre 1870. E proprio il 20 settembre 1870, non scordiamoci che da un anno era in atto il Concilio Vaticano I. Pio IX aveva più volte condannato tutto quello che avveniva, lo aveva fatto in maniera chiarissima, addirittura con definizione dogmatica, impegnando l'infallibilità papale con la quanta cura il sillabo nel 1864, nel quale lui condanna tutti gli errori dell'età moderna, quindi il liberalismo, il socialismo, l'anarchismo, e poi lui elenca 80 frasi sbagliate che riguardavano anche chiaramente il Risorgimento, Cavour, libera chiesa, libero Stato, tutto quello che stava accadendo. Dopodiché decide di fare appunto di convocare un concilio della Chiesa a 3 secoli di distanza dal concilio di Trento. Erano passati 300 anni, 100 anni sono tanti indubbiamente, e Pio IX capisce che quella tranquillità post-tridentina del 600, 700 già poco tranquillo perché c'è l'illuminismo, missione francese, però insomma 800, prima metà dell'800 con la restaurazione è tutto finito. Capisce perfettamente, quindi dopo a 300 anni di distanza convoca il Concilio Vaticano I, che doveva appunto, che stabilisce il dogma dell'infallibilità pontificia con le sue precise regole, e poi a un certo punto stava continuando per definire proprio anche il diritto alla Chiesa di avere uno Stato pontificio, quando poi arrivano i bersaglieri e qui appunto si interrompe il Concilio Vaticano I, si interrompe ed è una catastrofe, perché anche all'interno della stessa storia, in qualche modo, della Chiesa Cattolica, perché inizia in qualche maniera la chiusura dei papi, forzata naturalmente, e quindi in qualche modo il controllo, prima indiretto, poi serpentesco, poi sempre più diretto, dello Stato italiano liberal massonico, nei confronti del clero, nei provvedimenti che verranno presi dopo la presa di Roma, per esempio, ma anche prima, già negli anni 60, dire vero, nei territori italiani, poi dopo il 20 settembre anche a Roma, in tutta l'Italia, insomma in tutti i territori del Regno d'Italia, per esempio, sono stati destituiti decine e decine di docenti universitari perché fedeli
alla Chiesa Cattolica, tanto per fare un esempio. E sono stati messi in carcere vescovi, sono stati controllati, si stabilivano dei reati di opinione che per noi oggi sono inimmaginabili, diciamo così. Sono stati perseguitati il clero, e in qualche modo questo ha fatto sì che penetrasse all'interno del clero cattolico, non solo questo, ci sono anche altre ragioni, sia chiaro, ma certamente il comportamento dello Stato italiano ha favorito, anche in maniera pesante, il modernismo, l'adesione ai transigenti, al cattolicesimo liberale, che è poi è diventato modernismo e che si è diffuso nella Chiesa Cattolica già da fine 800, inizio 900, ovvero che Pio IX, scusate, che San Pio X è costretto a combattere il modernismo, a scrivere le sue encicliche, a creare il Sodalizio Impianum, insomma, tutta una serie di situazioni per frenare quel modernismo che poi non sarà frenato, perché poi appunto verrà in qualche modo. Tornerà alla carica fino ad arrivare al Concilio Vaticano II e a oggi. Per cui, senz'altro, l'interruzione del Concilio Vaticano I ha procurato quel meccanismo interno alla Chiesa, ha facilitato, ci cioè, ha procurato forse troppo, ma certamente ha facilitato quel meccanismo interno alla Chiesa che ci porta poi al modernismo, al neomodernismo, quindi al Concilio Vaticano II, al post-concilio e a oggi. Quindi, anche da un punto di vista prettamente religioso, anche da un punto di vista prettamente religioso, la presa di Roma ha un'importanza capitale. Non tanto per la figura del Papa, perché il Papa in quel momento non è stato toccato come figura, è stato toccato il Papa Re, e nel senso che da quel momento il Papa non ha più uno Stato. Poi, tra l'altro, anche questo è sbagliato tecnicamente, perché lo Stato esiste, esiste. Non è che il Papa vive in un appartamento che ne so, a Via del Corso a Roma o dove volete voi. Non è una battuta. Nel Parlamento italiano si dibatteva su dove mandare il Papa, chi proponeva di mandarlo all'Elba come Napoleone, chi proponeva le Baleari, chi proponeva in Mozambico. Queste cose di mandare qualcuno da qualche parte strana del mondo poi ricorderanno meccanismi del XX secolo, sono sempre tipici delle forze rivoluzionarie. Tra l'altro, nessuno si offriva di ospitarlo, quasi, solo la Spagna, perché tutti avevano paura di quello che poteva accadere. Era un clima terribile. Pio IX, poi alla fine, appunto, lui si chiude in San Pietro, insomma, nel Vaticano, voglio dire, lascia il Quirinale, perché poi porta via, insomma, che poi è la Porta Salaria, in realtà la porta battuta non è la Porta Pia, è la Porta Salaria, però da lì arrivare verso il Quirinale un attimo praticamente, e allora lui deve lasciare il Quirinale, che è il suo palazzo, e si chiude oltre Tevere, nel Vaticano, e poi, insomma, lo Stato italiano unilateralmente, come sappiamo, decide di lasciare il Vaticano e Castel Gandolfo. E quindi praticamente di fatto Pio IX rimane lì e più volte lui e poi anche dopo lui, Leone XIII, saranno minacciati, per esempio da Crispi, Crispi con Leone XIII, saranno minacciati che se lasciavano il Vaticano non l'avrebbero più trovato disponibile, proprio testualmente, parole testuali del primo ministro del Regno d'Italia, Francesco Crispi, per dire, poi era un massone. Per cui in qualche modo era un clima che oggi sembra incredibile, ma se io non cominciassi a raccontare nei particolari, io prima, quando poco fa ho detto le quattro cose, no? L'attacco, diciamo, ideologico mediatico, mediatico dei tempi di allora, ma sempre mediatico era, l'attacco religioso con i protestanti, l'attacco legislativo con la persecuzione, l'attacco politico finanziario con la distruzione di interi ordini della Chiesa, io l'ho detto in un minuto, due. Ma su questo sono state scritte centinaia di pagine, anche nei miei libri, ma anche nei libri di altri prima di me, sono state scritte decine e decine e decine di esempi che potrei riportare, cose allucinanti. Per cui dovete immaginarvi una guerra che più o meno dal 48 arriva al 98, proprio 50 anni di guerra contro la Chiesa. Perché 48? Perché inizia la prima guerra di indipendenza, inizia il risorgimento militare in qualche modo. Ma quella mediatica comincia prima, comincia dagli anni 30 addirittura, sia chiaro, fino al 98, perché col 1898, con i fatti anche in qualche modo
di Rudinì, poi in qualche maniera con gli scontri sociali, poi di lì a poco diventa Papa San Pio X e arriva Giolitti al potere. Giolitti è il primo capo di Stato italiano che non ha fatto il Risorgimento, quindi è tutta un'altra mentalità. Insomma, si crea un clima dove la persecuzione effettiva alla Chiesa finisce. Tant'è vero che poi San Pio X è il Papa che non si occupa più del Risorgimento, mentre ancora Leone XIII, per tutto il suo pontificato, che va dal 78 al 1903, quindi un lungo pontificato anche il suo. Per tutto il suo pontificato si è sempre occupato del Risorgimento, ormai finito, condannando decine e decine e decine di volte la presa di Roma e il Risorgimento stesso. San Pio X non ne parla più per il semplice motivo che ormai lui è proiettato all'interno della Chiesa per combattere il modernismo, perché ormai l'Italia c'è, c'è poco da fare. Anzi, in quel momento con Giolitti, pur laico, laicissimo, però non c'era un attacco contro la Chiesa, ma per 50 anni, dal 48 al 98, è stata una vera e propria guerra spietata di cui Pio IX è la vittima per l'eccellenza. Io vorrei ricordare solamente addirittura una cosa mostruosa. Pio IX aveva, prima di morire, aveva chiesto di non essere sepolto in Vaticano, come la stragrande maggioranza dei papi, ma di essere, che il suo corpo venisse conservato nella chiesa di San Lorenzo al Verano, accanto agli zuavi pontifici che erano morti per lui. E Pio IX muore nel 78, 3 anni dopo, nell'81, si decide il trasferimento dal Vaticano diciamo, del feretro, in qualche modo, che portava i resti mortali di Pio IX, diciamo, verso appunto il Verano, cioè un po' dall'altra parte di Roma, soprattutto a quei tempi. Quindi bisogna attraversarsi un po' tutta Roma. E ci fu un corteo di 100.000 persone che accompagnavano il feretro. Appena usciti dal Vaticano e arrivati al Ponte degli Angeli, praticamente arrivano dei massoni, capeggiati da Alberto Mario, i quali praticamente assaltano il feretro per buttarlo nel Tevere, chiamandolo Pio IX carogna, schifosa, così. E furono, non ci riuscirono perché quelle 100.000 persone fecero scudo a costo di rischiare di essere buttati loro nel Tevere. Questi potevano buttare dopo 3 anni il corpo nel Tevere, cioè voglio dire, i democratici, i tolleranti, il progresso, libertà, egalità, fraternità, non sappiamo, ecco cosa volevano fare. Interessante notare, esattamente come accade oggi, identico e preciso, che i giornali il giorno dopo, sapete cosa scrivono? Che dei fanatici cattolici avevano importunato dei poveri massoni che camminavano tranquillamente sul Lungotevere ed erano stati aggrediti dai cattolici. Ecco, questo è esattamente come accade oggi tutti i santi giorni. Per cui sembra di leggere Repubblica, diciamoci la verità, insomma. Comunque, vabbè, transeamus. Quindi, insomma, in qualche modo, questo fa capire il clima in cui si viveva in quei giorni. Per cui, ecco, sono situazioni, come dire, terribili, nel quale si è iniziato a creare la novità. Qualcuno potrebbe chiedere, ma perché? Cioè, perché tutto questo odio? Perché sono state chiuse decine e decine di ordini religiosi messi in mezzo a una strada a morire di fame da un giorno all'altro? Perché se sono stati espulsi proprio gli ordini religiosi, eccetto i generalati, cioè praticamente i capi, diciamo, degli ordini religiosi, dei gesuiti, francescani, domenicani? Perché è stato incamerato l'asse ecclesiastico? Perché in qualche modo si sono messi in galera vescovi, cardinali? Perché si è voluto fare questo a Pio IX? Ma per quale motivo? Il motivo è profondo e ci porta, così vado anche un po' a andare verso la fine, ci porta praticamente direttamente alla presa di Roma. Il motivo è che c'era la volontà precisa, dichiarata, quando dico dichiarata, non è che lo dichiaro io, dichiarata dai tutti i capi e intellettuali del movimento unitarista italiano, della rivoluzione italiana, dichiarata nei loro discorsi in Parlamento, sono tutti quanti agli atti, dichiarata centinaia di volte, non scordiamoci solo per dirne uno, che il più pittoresco di tutti, Garibaldi, disse in Parlamento: se si tratta di andare a uccidere quel metro cubo di letame, io vado immediatamente. Metro cubo di letame era Pio IX. Di uccidere, parlavo di uccidere Garibaldi, parlavo del padre della patria Garibaldi, piazza Garibaldi, via Garibaldi, quello lui. Quindi voglio dire, questo era il clima. Cioè, perché? Perché bisognava cambiare religione agli italiani. Bisogna cambiarla
fin dal Settecento, bisogna cambiarla con Napoleone, bisogna cambiarla con Giuseppe Mazzini, il quale ha inventato addirittura una sua religione personale, dove lui è il Cristo sofferente per il popolo italiano e per tutti i popoli della terra, religione gnostica, panteistica, monistica, perché quando una cosa voglio dirvi a tutti quanti, quando vedete la scritta, il tricolore verde, bianco e rosso, con scritto Dio e popolo, vi fa pensare a Mazzini. Non pensate che stiamo parlando della Trinità di Gesù Cristo? Non scherziamo nemmeno. Dio è popolo, vuol dire Dio è popolo, cioè il popolo è Dio, cioè l'umanità è Dio, perché il Dio di Mazzini era l'umanità, è un Dio assolutamente gnostico, panteista e monista, non ha nulla a che vedere con l'odiatissimo Gesù Cristo e con l'ancora più odiato, ovviamente, suo vicario in terra. E vabbè. Ora, Mazzini, uno potrebbe dire Mazzini. Ma anche gli altri che non credevano in niente, cioè Cavour, tutta la destra storica, la sinistra storica, i grandi politici del tempo, tutti scettici, liberaloni, massoni e così via, che non cadevano certo nelle intemperanze spirituali mazziniane, e non solo spirituali, diciamo perdere quelle militari e militaresche, diciamo così, ebbene. Anche loro volevano la distruzione dell'Italia, cioè della religione cattolica in Italia, anche perché glielo chiedeva l'Inghilterra. Cioè, voglio dire, qui la vita è un "Dout des". Il risorgimento italiano è stato fatto con l'aiuto della Francia e dell'Inghilterra, naturalmente, anche con l'aiuto perfino degli Stati Uniti d'America, diciamo così, anche se in maniera minoritaria, ma più concreta. Con la guerra civile americana, perché il nord di Lincoln iniziò ad aiutare materialmente il risorgimento italiano e molti italiani andarono a combattere col nord, sia chiaro, c'era un'intesa naturalmente. E anche dopo gli americani aiutare, la massoneria americana aiutò quella italiana. Ora tutto questo, ma poi non parliamo anche dei prussiani, ora tutto questo non si fa gratis, non è che lo facevano perché gli piacevano gli italiani perché gli abbiamo gli occhi verdi o azzurri o quello che è, o perché siamo belli o sole o mare. Lo facevano perché lo scopo fondamentale era in qualche modo la distruzione della fede cattolica in Italia, creare il nuovo italiano, la nuova Italia, la nuova Italia. Perché è chiaro che in un piano generale, mondiale, del rivoluzionario, della realizzazione del novus ordo seclorum, cioè vuol dire della New Age, della nuova era, non si può non partire dall'Italia, bisogna sempre partire dall'Italia, anche come sta avvenendo esattamente in questi giorni. Pertanto è stato questo, in qualche modo, il vero motivo, e anche appunto anche di Portapia. Non capire, cioè non inquadrare Portapia in un qualcosa di immensamente più grande, vuol dire non capire niente della storia. Pensare che Portapia sia l'ultima ciliegina sulla torta del Risorgimento, non avete capito niente, a parte non è l'ultima perché con la prima guerra mondiale poi ci saranno Trento e Trieste, ma al di là di questo non avete capito niente, diciamocelo chiaramente. Quella frase della massoneria è lampante, sì, è pomposa, esagerata, ma è lampante. Come si può fare? Cioè, sarebbe per assurdo, era meglio non fare l'Italia e prendere Roma piuttosto che fare l'Italia senza prendere Roma, perché è Roma che andava presa. E Roma andava presa perché questi, diciamo così, si illudevano, questi signori si illudevano che togliendo il papato all'Italia sarebbe morta la religione cattolica. Erano degli illusi, erano dei polli, se così vogliamo dire. Però ci hanno creduto, almeno fino a fine secolo. È interessante notare che sarà proprio Oriani e in qualche modo il mondo delle riviste di destra, destra per modo di dire, nazionaliste, laiche in se stesse, che a un certo punto diranno negli anni 90, inizio 900, l'ambiente culturale, quello lì in cui poi nasceranno anche D'Annunzio naturalmente, tutto il movimento futurista, poi futurista, nazionalista italiano, che cominceranno a dire, ma parliamoci chiaramente, qui sono 30, 40, 50 anni, 60 anni che combattiamo la Chiesa, gli italiani sono più cattolici di prima, pregano sempre, hanno la Madonna, i Santi, Gesù Cristo, il Papa e tutto il resto, e noi siamo qui, ma è inutile, qui dobbiamo cambiare il discorso, piuttosto che combattere la Chiesa, conviene unirci alla Chiesa, conviene sostenerla e fondare il mito della gloria di Roma, una Roma eterna,
che parte la Roma imperiale, la Roma dei papi, oggi la Roma italiana, che non rinnega la Roma dei papi, ma che è una sintesi della Roma imperiale, della Roma dei papi, della Roma italiana, bisogna far ritrovare tutte e due. Quindi in qualche modo era una furbata, naturalmente, che nessuno di loro credeva assolutamente, ovviamente, a Dio, al Papa e così via. Però avevo capito che il Risorgimento aveva fallito dal punto di vista, sì, era riuscito a unificare l'Italia, ma aveva fallito dal punto di vista religioso, cioè quello che era il suo programma religioso. I protestanti in Italia non avevano attecchito, i cattolici sono sempre, tutti il popolo italiano era più o meno cattolico. Hanno capito che la cristianizzazione doveva avanzare non con lo scontro contro la Chiesa, le persecuzioni, i morti, gli arresti, ma casomai con la laicizzazione della società italiana. E qui entriamo nel Novecento, entriamo ovviamente in una serie di eventi, specialmente dopo la Seconda Guerra Mondiale, che ci portano a un trionfo, se vogliamo, dell'Italia risorgimentale, perché da questo punto di vista purtroppo ci sono molto riusciti, appunto tale da far sì che oggi un numero a dir poco grande di ecclesiastici maschi e femmine, fino ad arrivare alle più alte cariche in assoluto, stanno completamente dalla loro parte, insomma, ecco. Quindi evidentemente non si può negare che questo sia accaduto, ma c'è voluto tutto il Novecento. Il Risorgimento in se stesso ha fallito. Poi con la Prima Guerra Mondiale, come è stato detto da tanti storici, anche veramente laici, anche laicisti, uno su tutti, Spadolini, che Spadolini ha scritto bellissime pagine su queste cose che io vi sto dicendo, bellissime, lo dico ovviamente completamente dalla sponda opposta di Spadolini, in totale dissidio ideologico. Io riconosco onore a merito l'onestà di storico di Giovanni Spadolini, in cui lui descrive sia la gravità dell'attacco alla Chiesa ingiustificata e sia il fallimento di tutto questo. Quindi questo è veramente molto, un discorso molto interessante. Ecco, per andare a concludere, sono già 3 quarti d'ora, è più che sufficiente, e poi non so, casomai Tony, se ci sono domande, poi mi dici, perché poi faremo una seconda trasmissione, come detto, appunto, proprio sulle conseguenze nel Novecento fino ad arrivare a oggi. Ebbene, la presa di Porta Pia ha significato qualcosa di più della conquista di una città, perché insomma hanno conquistato Milano, hanno conquistato Venezia, anzi Venezia non l'hanno conquistata, gli è stata data dai prussiani, lasciamo perdere, hanno conquistato Palermo, hanno conquistato Napoli. La conquista di Roma è la conquista e la fine dello Stato Pontificio dopo 1200 anni. Ma è molto di più anche dello stesso Stato Pontificio. Era l'idea, il sogno di credere. Innanzitutto loro credevano che arrivati a Roma sarebbero stati accolti in trionfo dai romani. Zero, manco un romano per la strada a festeggiare, tutti chiusi in casa. Su questo abbiamo proprio le fonti vive dei protagonisti di quei giorni che scrivono a Torino dicendo: qua non ci vuole nessuno. Proprio abbiamo, e vabbè, lasciamo perdere. Ma al di là di questo, loro credevano che avrebbero distrutto il cristianesimo prendendo Roma. Pensate che polli. Per cui erano degli illusi, erano completamente degli illusi, che infatti, anzi non ascoltate, ma quello che hanno fatto però è rimasto. Hanno tolto al Papa lo Stato Pontificio, hanno tolto quella indipendenza fondamentale, perché qualsiasi Papa o capo di Stato religioso, se dipende dallo Stato, diventa un cappellano del potente di turno, perde ogni autonomia. Basti guardare alle chiese ortodosse e basti guardare soprattutto alle chiese protestanti. Sono tutte servite allo Stato, qualcuna più, qualcuna meno, ma sono tutte servite allo Stato. Purtroppo oggi anche il clero cattolico è molto asservito allo Stato, ma questa è una questione interna che deriva anche questa dalla presa di Roma. Pio Nono non accettò quello che accadde proprio perché lo disse, lo aveva detto in tanti documenti pontifici precedenti. Questo significa la fine della libertà della Chiesa. Libera Chiesa in libero Stato, la famosa celeberrima strepitosa frase di Cavour, che a scuola ci hanno insegnato: ecco il grande Cavour, generoso, onesto, buonsenso, equilibrato. Già in se stessa è una perfetta trappola, basta pensare sulle parole, amici cari. Libera Chiesa in libera, non libera Chiesa e
libero Stato. E sia chiaro che non ho condanna anche questa visione liberale di parità assoluta. Questa sia chiara, che neanche questa va bene. Ma qui Cavour non ha detto libera Chiesa e libero Stato. Cavour ha detto libera Chiesa in libero Stato. Quindi libero di chi? Se sto in, sto prigioniero. È esattamente la situazione che si è venuta a creare. Per cui vedete che lo scopo era dal moderatismo fino ad arrivare ai più radicali, fino ad arrivare al criminale Garibaldi, lo scopo sostanzialmente era sempre lo stesso. Massimo, c'è una amica che ci segue da casa che dice: sembra che stia parlando dell'attualità. Cioè, che discorsi che tu hai fatto, possiamo dire che certamente così, anche se noi andiamo a leggere, io consiglio anche chi l'ha fatto di ripassarlo, perché sono sempre letture edificanti, di ripassarsi i 50 punti del sillabo e vedere oggi quanto sono attuali, no? Non 150 anni fa, quanto sono attuali oggi, quanto oggi possono servire appunto per la riflessione dei cattolici sul tempo presente, naturalmente conoscendo anche la storia, appunto, sul come si è arrivati al tempo presente. Io, se sei d'accordo, ti farei vedere due piccole grafiche che riportano, anche sugli ultimi punti che stavi trattando, riportano due punti del sillabo, se ne potrebbero citare, si potrebbero citare tutti, ma ne prendo due, tanto perché secondo me sono molto attuali al giorno di oggi, anche soprattutto nell'anno che abbiamo appena vissuto. Allora, uno è questo. Questo naturalmente fa parte degli errori condannati dal sillabo. L'autorità civile può interessarsi delle cose che riguardano la religione, i costumi del governo spirituale, quindi può giudicare delle istruzioni che i pastori della Chiesa sogliono dare per dirigere, conforme al loro ufficio. Le coscienze, ed anzi, questo è molto importante e attuale più che mai, può fare regolamenti intorno all'amministrazione dei sacramenti e dalle disposizioni necessarie per riceverli. Ecco, sembra che Pio IX questo l'abbia scritto 6 mesi fa, perché poi di fatto è quello che oggi appunto accade nella Chiesa dei nostri giorni, no? Quindi non è soltanto fatti e scritti che riguardavano la società cristiana di 150 anni fa, riguardano la nostra attualità. E quindi anche io quello che volevo sollecitarti un attimino è come in un certo senso la Chiesa, appunto dall'evento di Porta Pia, non ha perso soltanto, diciamo così, un potere temporale, ma ha perso addirittura l'autorità sulla propria vita, sulle proprie abitudini, sulle proprie usanze, sull'amministrazione in primis dei sacramenti, no? C'è stata un'accessione appunto del potere temporale che ha coinvolto in maniera negativa appunto la cosa più importante che ha la Chiesa Cattolica, che sono appunto i sacramenti. Se puoi dire proprio un piccolo spot su questa brevissima riflessione. Una delle osservazioni sono sempre state fatte, specialmente in occasione quando nel 2000 Giovanni Paolo II ha proclamato beato Pio IX, è stato proprio, diciamo così, le osservazioni sono state fatte sull'attualità del sillabo. Sembrava scritto per i giorni nostri, parlo già ormai di 20 anni fa, 2000. Sembrava scritto per i giorni nostri, ma il sillabo è scritto per sempre, è sempre attuale. Anche quello che sta accadendo in questi ultimi mesi è la dimostrazione assoluta, se uno va a leggere le 80 proposizioni di Pio IX, è la dimostrazione assoluta dell'attualità intramontabile, diciamo, anzi, in qualche modo si può parlare di una preveggenza da parte di Pio IX, di capire che al di là del Risorgimento, Cavour e tutto il resto, il problema vero è proprio il problema che lo Stato si vuole distruggere la Chiesa, entrando dentro, laicizzandola da dentro, e mettendo nel clero le idee
sue, diciamo, delle idee rivoluzionarie, facendo entrare nel clero gli stessi massoni e rivoluzionari che fanno finta di credere, diventano vescovi, cardinali e tutto il resto. E quindi a quel punto poi, in qualche modo, prima o poi, si conquista la Chiesa stessa e si conquistano così i fedeli, perché è chiaro, quando l'autorità ecclesiastica dice che 2 più 2 fa 5, cosa accade? Che tutte le persone intelligenti, parlo dei cattolici, sia chiaro, dicono che l'autorità ecclesiastica sbaglia. Invece la grande massa dice, l'ha detto l'autorità ecclesiastica, 2 più 2 fa 5. E quindi, anzi, poi attaccano quelli che criticano, dicendo tu non sei un bravo figlio. E questo è un meccanismo psicologico che lo viviamo tutti i giorni, che praticamente si mette in qualche modo l'uomo, il servitore, al posto del padrone, dimenticandosi che il padrone ci ha insegnato che nessun servo è più del suo padrone. E quindi, in qualche modo, ed è questa la grande vittoria. La Chiesa di Roma è servita anche a questo, è servito anche in qualche modo a creare, proprio a facilitare enormemente l'intrusione nella Chiesa di forze nemiche personali, umane, intendo dire, e di idee, in qualche modo, di cui oggi appunto vediamo le conseguenze. Quando Pio IX lì scrive. Lo Stato che può arrivare a stabilire come fare o no la messa, ma questo era già accaduto, diciamo così, nella seconda metà del Settecento, e in paesi assolutamente, anzi, addirittura nel Sacro Romano Impero, dove il figlio di Maria Teresa, Giuseppe II, che inaugura quella politica anticattolica laicista che gli storici chiamano giuseppismo o giuseppinismo a seconda dei casi, diciamo giuseppismo, per il quale lui addirittura arriva a emanare delle regole, cioè l'imperatore, cioè colui che dovrebbe essere il numero due della cristianità, perché uno è il Papa e due è l'imperatore, arriva a emanare regole di quante candele dovevano essere accese sull'altare durante la messa, di quante volte andava detta la messa, che non può essere detta tutti i giorni, come, cioè arriva proprio a dire, ci mancava solamente che diceva contare i passi, quante parole doveva dire, tutto. È lo Stato invadente che entra dentro. All'inizio sembra razionalizzare, che è sempre questa la parola, ma razionalizziamo, poi piano piano, fuori del razionalizzare, si distrugge. Ecco, poi magari capita che ti arriva una presunta pestilenza e a un certo punto lo Stato dice bisogna stare attenti, non si dice più messa, si chiudono le chiese, si dice che non bisogna stare più in ginocchio, che non si può dare più la comunione, cose del genere. Questi sono meccanismi ben precisi in cui lo Stato entra dove non deve entrare. Siamo tutti quanti cresciuti che la Chiesa, oh, la Chiesa, Stato laico, i preti non devono parlare, oh, Stato laico. Ricordate un vecchio presidente della Repubblica, pseudo-cattolico, democristiano fino al midollo, lo Stato laico, e chi se lo scorda per tutti gli anni 90, lo Stato laico. Ebbene, ma in realtà non è la Chiesa che invade, diciamo così, anche perché quando la Chiesa dice qualcosa, la dice sempre nel suo capo, la Chiesa che difende la vita del concepito. Invade la politica italiana? No, difende la vita del concepito, non invade la politica. Se la politica italiana vuole uccidere i concepiti, è un problema della politica italiana. La Chiesa difende il concepito, molto o il morente, è molto semplice in qualche maniera. Invece no, l'invadenza. Ma se c'è qualcuno che ha sempre invaso, e soprattutto se va, è sempre lo Stato verso la Chiesa. Non scordiamocelo mai. La trappola, non dobbiamo pensare a Mao Zedong, a Stalin e a Hitler, non c'è bisogno. Basta Cavour. Libera Chiesa in libero Stato vuol dire che chi comanda è lo Stato. Punto e basta. E quello che lo Stato ti dà, tu ti prendi. Così funziona. Che è esattamente la legge delle guarentigie, diciamo, dopo la presa di Roma. Bene, Massimo, io allora ti leggerei ancora un estratto dal sillabo, anche perché secondo me è di attualità veramente estrema. Sai che siamo in pieno clima di ecumenismo, dove sembra che il Dio di diverse religioni sia in realtà il Dio di Roma, secondo me la cattolica dice ben altro. E qua c'è un punto che non soltanto letto oggi farebbe sobbalzare dalla sedia non soltanto il cattolico semplice, il cattolico della strada, la persona comune,
ma secondo me farebbe sobbalzare dalla sedia molti parroci e probabilmente anche qualche vescovo. Ed è questo. Naturalmente questo è condannato come errore, non è un'affermazione che dice il vero. Cioè quanto noi leggiamo, è condannato come errore. Quindi è un errore che è libero ciascun uomo di abbracciare e professare quella religione che, sulla scorta del lume della ragione, avrà reputato essere vera. Sì, sia chiaro che io invito tutti a procurarsi la quanta cura è sillabo e a leggerlo, ma le 80 proposizioni vanno intese come condanna, cioè Pio Nono condanna questo, quindi non è che Pio Nono dice questo, Pio Nono, questo è chiaro, questo vale per tutte le 80 proposizioni, sono 80 errori condannati. E qui appunto in qualche modo condanna il relativismo religioso, quella che noi chiamiamo la libertà religiosa, che va distinta dalla libertà di culto. La libertà di culto consiste appunto invece, è quella che ci hanno tolto a noi nei mesi scorsi, non potevamo andare a messa, quella significa togliere la libertà di culto, o che è stata tolta migliaia di volte nella storia, in tutte le dittature comuniste e in molte altre dittature. Ma qui condanna la libertà religiosa, che è il relativismo, è quello di credere che tutte le religioni portano a Dio, che tutte le religioni sono uguali e che ognuno deve rimanere nella religione nella quale è nato e così via. Questo lo so che è quanto insegnato da moltissimi sacerdoti, vescovi, cardinali e non solo, diciamo così, negli ultimi decenni della Chiesa, ma è assolutamente falso ed è condannato da Pio IX. Te faccio presente che il documento Quanta Cura, a cui è stato poi aggiunto, la Quanta Cura e l'Enciclica, e il sillabo, il documento allegato, se così si può dire, sono stati scritti in maniera tale da impegnare l'infallibilità pontificia. Per cui chiunque lo fa, chiunque sia al mondo, nessuno escluso, se ne assume la responsabilità davanti a Dio. Marco, la nostra dama Cristiana Papini ci dice se puoi fare, che hai citato giustamente il grande Papa Pio IX, no? E che in questo caso appunto è impugnato l'infallibilità papale, se puoi dire veramente, perché è molto, adesso ci sono tanti errori appunto sull'interpretazione dell'infallibilità papale, no? Molti pensano che qualsiasi cosa dica il Papa, anche nell'esercizio del suo magistero ordinario, sia comunque infallibile. Ecco, se puoi fare un breve passaggio anche su questo. Le condizioni dell'infallibilità pontificia sono state infallibilmente indicate dal Concilio Vaticano I e da Pio IX nel documento Pastor Eternus, dove lui delinea appunto in qualche modo queste condizioni, che sono fondamentalmente appunto quella di parlare come pastore di tutta la Chiesa e non come pastore privato, quella di parlare di fede e di morale. Quindi se il Papa dice forza Juve, abbasso la Roma, non è infallibile. E adesso scusate la battuta, ma per far capire quello che volevo dire. Deve parlare di fede e di morale. Già se parla di politica e economia, non può impegnare l'infallibilità. L'infallibilità è nell'ambito della fede e della morale, ma deve parlare come pastore universale di tutta la Chiesa Cattolica. Cioè se sta prendendo un caffè con un amico e dice una frase, non possiamo affermare che quella frase lo pregiudica, in quanto effettivamente in quel momento sta parlando come un amico. Cioè il Papa, non scordiamoci che qualsiasi Papa, qualsiasi vicario di Cristo, anzi adesso mi pare che si dica, qualcuno ha detto che il Papa non è più vicario di Cristo. No, il Papa è vicario di Cristo se è Papa, se non è Papa non lo è, se è Papa lo è molto semplice. Ebbene, in un certo senso, qualsiasi vicario di Cristo, in qualche modo, è sempre un essere umano, come Pietro. Pietro era un essere umano, non è che era un angelo o un extraterrestre, era un essere umano. Pietro sappiamo che ha fatto degli errori, di cui poi si è amaramente pentito, anche degli sbagli, anche dopo, quando lui ormai era Papa, effettivamente, anche se il termine Papa è del V secolo, VI secolo, ma insomma, diciamo, il concetto è quello. Quando lui ormai era il capo del collegio, degli apostoli, per cui era Papa in qualche maniera,
sbagliato, è stato corretto da San Paolo, e quindi in un certo senso il Papa può errare, naturalmente, non può errare quando impugna però le condizioni dell'infallibilità sancite dal Concilio Vaticano I, appunto, quando parla come pastore di tutte le genti, quando dice noi insegniamo, comandiamo, ordiniamo, ammaestriamo ufficialmente, come sta nella Quanta Cura, perché a quel punto oggettivamente sta parlando come vicario di Cristo, evidentemente con l'ispirato dello Spirito Santo, e quando parla appunto di fede e di morale. Negli altri casi il Papa non è infallibile, però attenzione, attenzione. Quando parla di fede e di morale, se contraddice quanto stabilito dal Magistero universale della Chiesa Cattolica, dai papi precedenti, in maniera ufficiale, quanto preso come dottrina della Chiesa, ancor più se approvato dal Papa e dal Concilio insieme, legittimo, in questo caso, o quanto sta scritto nel Vangelo, semplicemente, nella Bibbia. O quanto è stato ritenuto vero da sempre, da tutti quanti, tutti i pontefici, santi, teologi, padri, dottori della Chiesa, in questo caso il pontefice, se lo fa pubblicamente, pone dei problemi serissimi sulla sua legittimità. Bene, Massimo, poi alcuni si meravigliano, ma questo penso che a volte capita anche a noi, no? Di tutta questa persecuzione che nella storia la Chiesa e i cattolici hanno dovuto subire, subiscono appunto anche nei tempi odierni. Poi dovremmo far memoria delle parole del nostro Signore Gesù Cristo quando dice nel Vangelo: hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Quindi diciamo che l'ambito della persecuzione è l'ambito del cattolico, ci piaccia o non ci piaccia, è un qualche cosa che accompagna la storia della Chiesa come istituzione e accompagna anche la storia di ogni cattolico che cerca di essere fedele appunto alla parola e al magistero infallibile. Sarebbe bello adesso iniziare subito a parlare delle bello. Direi interessante e spero utile approfondire il discorso delle conseguenze, no? Che invece tratteremo appunto la settimana prossima col Le professore. conseguenze, scusami Antonio, le conseguenze significa la prima guerra mondiale, significa il fascismo, significa la guerra civile italiana, significa la nascita della Repubblica, una Repubblica fondata sul lavoro, non dimentichiamocelo mai, significa la Democrazia Cristiana, il Concilio, il comunismo, il laicismo, e fino ad arrivare a oggi e al disastro odierno, quindi le conseguenze e tutta la crisi della Chiesa. Le conseguenze sono enormi, naturalmente, e cercheremo di trattarle velocemente le prossime volte. Bene, non hai altro da aggiungere? Possiamo concludere? Direi, no, già un'ora e 10 è più che sufficiente. Va bene. Quindi va bene, ti ringraziamo ancora per la tua disponibilità Grazie e pazienza messa a a te. Grazie a chi disposizione ci ha seguito. di tutti. Naturalmente invitiamo a seguirci, ad iscrivervi anche alla nostra pagina Facebook e canale YouTube. Alcune volte mi chiedono, si perdono qualche diretta, magari anche qualche rosario in diretta. Ecco, se voi vi iscrivete, attivate le notifiche per le dirette, difficilmente vi sfuggiranno i prossimi appuntamenti. Bene, quindi vi auguriamo una buona serata, vediamo l'appuntamento alla prossima puntata che sicuramente sarà prima del proseguo appunto di questa miniserie di due puntate che trattano appunto il tema della presa di Porta Pia. Faremo degli altri incontri probabilmente già durante la prossima settimana. Quindi vi lasciamo una buona serata. A presto, buonasera a tutti. Buona serata a tutti.